siamo i ribelli della montagna, i bianchi stecchi di Bartolomeo, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo gli stretti di patria. Buonasera a tutti, benvenuti. Immagino che sappiate, la gran parte di voi sappia perché questa sera c'è questa festa, c'è questa specie di spettacolo in un angolo di Galleria Quaderni, perché la libreria Feltrinelli di Piazza Lavegnana, che vanta 43 anni di indefesso servizio per la lettura e il libro in Bologna, rinasce, rinnovata, rifatta, rifiancata, riarredata, più bella e più efficiente che prima, rimanendo comunque la libreria Feltrinelli di Piazza Lavegnana. Ci sembrava che tutto questo meritasse una vera grande festa e quindi qui stasera abbiamo convocato amici, complici, compagni di strada e di idee a fare gli auguri a questa giovanissima, vecchissima libreria. Partiamo subito e partiamo subito con Luciana Littizzetto. Almeno inventarsi delle facce nuove invece di fare solo gli zigomi,
non so, magari mettete una zip qua sulla fontanella, una bastina qua nel sottomento, due punti di sutura, oppure creare una nuova moda, quella del crollo totale, la faccia di bagno tipo come quella del bracco, con gli occhi proprio da cane da caccia. Se no è un casino, perché chi non ha i soldi, come fa a farsi gli zigami? Cioè, deve fare come i ceti, mettersi dentro i semi, le mandorle, le nocciole, le schiette di ogni mano per sé, andare a lavorare così, poi quando lui dice ciao, ciao! E c'è fuori tutto il ritiro dello strudel. Quindi si parla di questo, si parla della cattiveria delle donne, come al solito, perché le donne sanno essere cattivissime, si parla di matrimonio, di questa cosa che sembra una condanna, che tutti prima o poi si vogliono sposare, no? Si devono sposare, perché molti si sposano soprattutto per fare la cerimonia, soprattutto in chiesa, con lei vestita da Sant'Onorè e l'indovinetta, con la camicia tutta piego prima, no? E tu dici, com'è vestito? Semplice. Vai, spacca il culo tutti. Non ha sentito. Ce l'ho con te? Spacca il culo tutti. Ma non è facile fare il mestiere con una donna. Ciao, stai bravo, eh? Poi vengo, stai bravo. Mi raccomando perché questi ti fanno tutto così. E niente, non dicevo del matrimonio. Del matrimonio, adesso ci sono, mi ha fatto così. Nel matrimonio che insomma si va, ci si sposa anche in chiesa, soprattutto, ma anche quelli che in chiesa non ci vanno mai, che tu dici, ma perché ti sposi in chiesa? E anche perché ti scenografico. Ma non puoi sposarti in chiesa! Stai seduto quando devi stare in piedi, stai in piedi quando devi stare seduto, se ne la pace stringi la mano, dici piacere. E l'ultima volta che siamo usciti dalla mesa hai detto chi era me chiesto, chi era quella Rosanna Rosanna che sta nell'alto del cielo. Poi, no? E arrivano a sposarsi tutti con questi vestiti bianchi, pazzetti, tu dici il vestito bianco, ma sei fuori, ma non puoi metterti il vestito bianco, perché? Perché l'hai data via San Fontiere, l'hai data via come il gran turco e il piccione di Piazza San Marco, l'hai data via come le casse di minerale ai profughi, non puoi. C'è stato un movimento lì sotto che neanche nella piazzetta di Capri per l'agosto, dai! Non metterti il vestito bianco, mettiti il vestito color coppa di Londra e farla finita. Hanno ragione le vergini ciurri, si dice, ma io per mettermi il vestito bianco sono mesi, anni che viaggio con le mutande di ghisa. Con il mio fidanzato pagavo solo gli infissi d'alluminio e finestre armonizzate, ci siamo comprati anche a Multipla per stare lontani anche in macchina, poi mi chiudi e metti il vestito bianco. Va cagare. Quindi questa mania del matrimonio, poi si parla anche dell'altra mania delle allergie. Adesso c'è, non so se Bologna c'è questa cosa, la moda dell'allergologo. Un po' la moda del tutto naturale, delle cose da fare, però per cui si viaggia in bicicletta, respirando tutti gli scarichi delle macchine, la bicicletta è meravigliosa, però nelle grandi città è un po' un casino, si compra nei negozi biologici, tipo il paradiso del mondo, il pistillo che rutta, il gelatone che ride, queste cose qua, no? Il succo di pigna. Il tofu, che è quella specie di formaggio che sta di imballaggio di televisione. Poi si arriva a casa e niente, si orienta il letto con il feng shui, secondo le regole del feng shui, con i piedi nel bidet e la testa nella lettera del gatto. E poi si ascoltano i canti delle orche. E poi si va dall'allergologo. Perché succede questo? Dopo un po' di anni di vita mediamente sana, l'imbecille, che peraltro sta benissimo, va dall'allergologo per capire come mai si mangia 8 kg di parmigiana di melanzane e beve 4 birre medie, poi viene una leggera acidità di stomaco. Ma mangio meno. No, l'allergologo mi ha detto che sono allergico ai pomodori, alla mozzarella, al gran turco, al grano. E perché non sei morto prima? No, ma me l'aveva già detto il mio medico della mutua. Ah, quindi sei doppiamente cretino. Cioè, paghi due medici per farmi dire la stessa cosa, come quello.
raccomanda, farsi dire che sono cornute, disoccupate e hanno un figlio che si fa il cane, tutte cose che sanno già. Non so, provate ad invitare un po' di amici a cena, no? Gli cristiani normali ci saranno 3 o 4, gli altri sono tutti allergici e intolleranti. Avete fatto caso? Tu preparati, fai un mazzo così, arrivano e entrano. Ti offendi mica se non mangio il tuo bradato? Ma no, figurati, ci ho messo solo 8 ore a fare, preso 2 ore di permesso dal lavoro, ho preso una bottiglia di Barolo che mi è costata 45 euro. Senti, avresti mica delle gallette di riso sbranato pakistano? Sai che combinazione le ho finite ieri? Adesso vado un attimo in Pakistan e torno. Tu intanto vaffanculo se ci vedi. E non mi voglio dire che mi stanno facendo bene. Voglio vedere se non ci sono i padri con i brocchi di Tirano. Qui ci sono quelli che sono allergici al pelo del gatto. Quindi... c'è mica un gatto. Lo sentivo. Perché si mica metterlo sul balcone? Guarda, lo metto nel congelatore, faccio come poi c'è meno 10, capito che è un incubo. Quindi un po' di tutte queste maniere, queste follie, adesso c'è tutta la questione degli orgasmi, c'è una sessuologa americana che dice che per far durare le coppie nel tempo, a volte può anche essere che le donne nella coppia, nel senso che tanto tempo si vanno simulando l'orgasmo. Perché così si fa prima. Lei diceva che ho 80 anni a mio marito. Io anche sono proprio così d'accordo, perché dipende. Cioè, tipo che se hai già simulato molto prima, cioè che hai simulato per il mal di testa, simulato per il mal di pancia, simulato per il mal d'orecchio, cioè, e lui che è storica, fa costa, testa di minchia, continua, insiste, allora simuli anche quello e boh, è la finita. Oppure magari fingi l'orgasmo perché devi fare ancora un sacco di cose, la macchina passeggiata in seconda fila, devi andare a pagare la rata alla posta, fiscale il cane che gli sta scuotendo la vescica, allora finge quel primo. Perché non è assolutamente facile fingere, dipende con chi è che fare, cioè se lui è uno di quelli tipo le pupe e secchioni, allora lì è facile come rubare la lattuga a una lumaca, cioè quelli ne sanno di orgasmi come ne so io di astrofisica, ma se lui è uno che ha già fatto orgasmare paccate di donne, se lui è uno di quelli tipo quei gatti maschi con i testoni grossi, pieni di cicatrici, che si sono già fatte tutte le gatte del quartiere, lì deve essere brava, perché non è soltanto una questione di mugoli, ci sono questioni fisiche, cioè, non so, il cuore che accelera il battito, le manine che artigliano, terreni rialzi che diventano paludosi, i piedi che dicono che durante il massimo ti vanno ad angolo retto. Vero, io ho provato un amico. Non è che ho un nervo sciatico corto, mi era retto, mi ero un po' chiuso. Comunque, e poi invece poi devi trovare il modo anche vocale di simulare, perché allora puoi fare. Io lì, qui nel libro mi chiedo, è meglio un vercio lungo, tipo coyote? Oppure tanti piccoli frignetti come la ragosta quando la butti nell'altra bolla di fuoco. Io so. Oppure è meglio, sempre simulando, un urlo tipo Tarzan primordiale. Oppure un ultimo enfisema. Salita sulla strada lì della vostra cattedrale che si chiama Saluta. Oppure c'è anche l'orgasmo defilippico. L'orgasmo defilippico è questo, che tu hai il culo e fai oh, Maria, 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 Maria. Oppure c'è l'orgasmo contraddittorio, che non dici sì, no, 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 e lì è casino, cioè non è sé. Anche perché poi nella realtà delle cose, a volte l'orgasmo è finito, perché lui non si accorge neanche, devi battergli le mani come al circo perché lui se ne accorga e soprattutto non chiedergli il bis se è superato i 60 anni, perché magari ce la fa, poi rimane tramortito come i rosti quando gira lo stagno. Quindi se uno mi chiede, meglio se
simulare un orgasmo o no? Allora le risposte sono due. Allora, se hai a che fare con uno che insomma, è uno sciupa femmina, quella non è amica, e hai davanti un weekend, allora ti metti lì tranquilla, ti rilassi, lascia che lui faccia i dischi, ramani, finché il lardimento, l'apoteosi, il vigorous explosion non arriva e ti partono leggera le dita dei piedi. Se invece ti sei portato a casa uno che ti sembrava fighissimo e poi adesso ti sembra di fare con l'amore con la pigna, allora fingi che fai prima, fai ti devo vedere il report. Queste qua. Non so, volete farmi delle domande? Perché io la so lunghissima, se mi sono venuta. Le ovari fanno sempre la ruola quando le facciamo, cioè la standard ovulation. E no, lui è stata una cosa molto divertente lavorare con lui. Io immaginavo che Celentano fosse una persona un po' presuntuosa, cioè che averci a che fare fosse difficile, no? Imbarazzante. Invece è un uomo carino, simpatico. Poi ha questa lentezza per cui arriva la sopra faccia, infatti mi sono anche tenuta perché poi non si può se si offendesse o meno, sai, che anni non sai mai come la prendo. E invece è stato molto carino anche nel balletto, mi ha visto la prima volta e guardavo così, dicevo questo è buono. Però mi conosceva dalla televisione, quindi ha chiesto espressamente che ci fossi io anche il sabato, per cui sono andata anche di sabato, poi di lunedì. Non posso più. Però non ci siamo fatti giri di lenzuola, anche se devo dire che Celentano, dall'alto dei suoi quasi 70 anni, è un uomo molto affascinante, cioè è proprio un uomo con uno charme pazzesco. Molto di più. E questa settimana pensate che c'è come ospite Rita Levi Montalcini e Ligabue, che ha doppiata veramente delirante. Fantastica, lei è una... No, il balletto del Leno, perché lei la porta con le tarme. Però è talmente bravo. Io penso che sia un unico assoluto che dobbiamo veramente ringraziarla. Finché abbiamo fatto. Come lavorare con Fazio la domanda? Bello, noi ci conoscevamo già perché avevamo fatto quelli che il calcio insieme. E lui è intanto una persona molto intelligente e anche sapiente, cioè un uomo di cultura, no? Che sa un sacco di cose, è uno colto. E questo fa sì che quando si gioca insieme poi gli appigli e gli agganci con una spalla così sono più facili, no? Però anche un pegasotto, anche un po' pavido, no? Quindi si spaventa un po' per tutto. Nel nostro meccanismo io non gli dico mai che cosa dirò, cioè vado il cammellino perché mi avevo come cammellino di fronte e gli dico guarda Fabio, tipo questa settimana parlerò dei senatori a vita, poi di Lidia Turco che ha litigato con Anna Serafini e del presepe e basta, poi tutto quello che ci metto dentro, perché sennò magari comincia a dire no, aspetta, quello magari sì, sì, è sempre spontaneo. Sì, sì. Poi lui sicuramente un po' colora, no? L'agitazione, però ma è anche un po' vera, perché lui è anche proprio un po' così di natura, un po' paurosone. Però sicuramente se dicessi delle cose lontane da quello che pensa lui, non avremmo trovato la quadra, quindi. Il rapporto con Eminence, pensavo che venisse qua la presentazione. E mi hanno detto che di Reggio Emilia, pensavo fosse di Bologna, e lui ha sposato Prodi anche, infatti chiedo se qualcuno lo conosce, nel caso dovessi sposarmi se può sposare anche me. Tanto sto bene, si deve sposare. Dunque, non gli ho mai parlato. Quando è nata questa cosa di parlare a Eminence è nata per via della questione dell'inseminazione artificiale, dove lui aveva detto no, io sono contrario, ma aveva detto non andate a votare, che era un diverso. E allora in quel momento lì ho detto,
posto, poi devo dire qualcosa. E poi insomma è nata questo tormentone, che però io tengo a sottolineare questo, che non ha mai una valenza né offensiva, perché io non voglio offendere nessuno, primo, e poi non prendo mai in giro le cose della religione, nel senso che ho profondo rispetto per le religioni, le più svariate. Quello di cui io parlo è sempre la presenza della Chiesa nelle questioni morali, etiche della società, cioè questioni anche laiche, no? Per cui dai pass, appunto l'inseminazione, i preservativi, tutte queste cose qua, che sono delle cose reali della vita di tutti i giorni, in cui però la presenza della Chiesa è molto forte, no? È molto impegnativa. E quindi anche questa polemica che c'è stata, tutto sommato, io mi sono, mi hanno messa dentro ovviamente, ma non mi sembrava di essere dentro questa vera politica, tanto perché io del Papa non ho mai parlato, ho solo parlato quella volta che è uscito il calendario, 5 euro, uno per il Ruanda, gli altri 4, così ho detto, veramente è una forma domanda di pertinenza, non è una cosa. Un prete che c'era sull'Italia sul 2, perché poi accendeva la televisione, ovunque, vedi. E allora questo prete ha detto, ma io pensavo Eminem sei cantante. E fa, no, ma però comunque Eminem è importante, del Papa, quindi può prendere in giro. Però. E comunque niente, per cui ho un legame, mi piacerebbe di tanto incontrarlo, perché insomma, non mi perdo niente, lo conosci? No, vabbè, però insomma, deve essere uno simpatico e carino. Carino non tanto. Dimmi, io non vedo più niente. Ah, Paolina Borghese, voi non meno, Potete stare un po' zitti di qua che non si sente? Non ho capito. Ah, non c'è spazio. Beh, intanto secondo me per Pellegrino ci sarebbe spazio e lui che non vuole. Non credo che voglia venire in stato come me così. Ma non so, provate a chiederlo dal blog. Perché, boh, sicuramente quando è stato epurato, è stato epurato. Certo. Ma lei ha bisogno di persone come lui, quindi io credo che se veramente, veramente volesse, forse ci sarebbe spazio. Non credo per buttarsi, però per dirlo forse sì. No, ma non per quello, perché Luttazzi è andato giù molto, in maniera anche meno divertente, secondo me, rispetto a Grillo. Più vera, io? Non ho capito. Sì, può essere, bisogna vedere, insomma. Secondo me bisogna anche tenersi un po' il ruolo che si ha, nel senso che noi siamo dei comici, non siamo mica degli insegnanti di vita, e non siamo neanche dei politici, almeno. Io non mi sento un politico, non mi sento neanche uno che ti insegna la verità. Mi sento un saltimbanco, quindi grazie di fare, di togliersi troppo furbi. Penso, poi, per carità. Insomma, anche detto queste cose non è fa Io non ho fatto niente, abbiamo lavorato anche insieme a dire gol, quindi. Che cosa non farei mai? Ma per esempio non credo che farei le isole, quelle robe lì, ma se, non tanto perché non mi piacciono tanto, ma semplicemente perché morirei dopo 2 ore. Cioè, non reggo io queste cose qua estreme. L'ha deciso? Non ho capito. L'ha deciso che canta. Ah, dentro l'isola. Perché cantava nell'isola? No, lei non ha fatto l'isola, ha fatto la fattoria, cosa fa? Ma è stata anche pochissimo. Ecco, dimmi. Allora, adesso mi metto in nuove persone. Ma adesso da un po' che non faccio più personaggi, intanto perché li facciamo dire gol, cinema, così. Quelle esperienze di magari vado una volta a salutarli, però da un po' che non faccio più le maschere. Continuerò la cosa con Fazio fino a maggio.
E poi probabilmente gireremo un film e poi vediamo cosa succede, non lo so. La trasmissione adesso va bene, siamo tanto contenti, bisogna non strappare anche lì. Dimmi. Anche quello di Peluche Calore l'ho regalato, perché me l'aveva regalato Vic a Vittoria, era un cagnolino di peluche che si legava la gamba e poi c'è un oggetto veramente prestigioso. Dimmi. Beh, io sto bene a Torino, è una città carina, poi ultimamente si sta meglio rispetto al passato, perché insomma c'è anche più vitalità, più cose, attività, cultura, sono del libro, sono del gusto, ci sono state le Olimpiadi, quindi c'è un bel movimento. Perché rispetto per esempio a Bologna, Torino non è tanto una città universitaria, quindi ci sono pochi giovani. Invece queste cose qua hanno portato un'apertura grossa, per cui io sto bene, ma sono sempre rimasta a Torino, infatti adesso cos'è? Macchina, mezzo la nebbia. No, quel che ho in mano da Fabio è il copione che ha scritto con una traccia così e siccome tutte le settimane devo imparare un bel po' di roba a memoria, allora me lo tengo per psicologicamente come aiuto mentale, ma poi mi serve per colpirlo come manganello. Con la Bignardi bene, siamo, è stata un'intervista barbarica, quindi stava nel gioco delle cose. Lei è anche molto brava, secondo me, per cui ero già andata tante volte, mi aveva già chiesto un sacco di cose, quindi doveva essere più bastardo del solito per fare delle cose diverse. Lavorare con Verdone? Beh, se mi chiamassi. No, abbiamo fatto insieme Manuale d'amore un paio di scene, è stato divertente, lui è molto bravo, è stato, beh, per me emozionante. Quando io lavoro con delle persone così, sono molto contenta. Sarei un cretino, quindi. Fiorello ci ha lavorato tante volte, sono andata giù a Roma da lui a presentare il libro Gravity, sono andata a fare i cretini, ecco, una realtà come questa, però immaginate la Roma del Fiorello, cioè veramente è stato molto divertente. Lui secondo me nella realtà è il più bravo in assoluto, perché ha tanti talenti messi insieme, cioè è capace di cantare, di ballare, di far ridere, di fare la persona seria, è un bell'uomo. Un mio ammazzo nascere così, perché tante cose tutte insieme, poi anche io comunque tutto sommato che non si è montato la testa, anzi, piuttosto carino, quindi mi fa piacere lavorare con lui. Come? Perché per lui non si trova lo spazio, figurati, mi stenderebbero tappeti di rose e fiori. Ma perché era un po' coglione, ma vuole far polemica, ma se no figurati che quando è andato in onda contro di noi non ha avuto neanche tanto bisogno di pubblicità, la Rai ha perso una tonnellata di soldi perché non aveva la pubblicità, noi avevamo 4 brecche e togliere tutta la pubblicità vuol dire proprio fargli una gran mano, cioè una bella mano, no? Quindi figurati, volesse domani, solo che non vuole, va bene, perché adesso c'è censura e questo incubo continuo dell'ascolto e uno stress che ti dice che faccio la radio questo punto. Dimmi. La lettera di Natale che l'anno scorso. La lettera di Natale, caro Babbo Natale, vorrei che tutti fossero più buoni e più fighe. No, ci faccio la lettera. No, l'anno scorso avevo parlato per questa moda dei Babbi Natale, però qua a Bologna è meno. Ecco Ferrati che mi ha fatto una cipolla. Sanremo con Baudo è stato bello, anche Baudo un altro. Cioè questi qua sono comunque dei monumenti senza piccione.
Dico, Bowser era venuto a casa mia a parlarmi e a chiedermi appunto di fare Sanremo, no? Ed era venuto a casa mia proprio, cioè tipo sotto suonando, la gente passava tipo male. E sei seduto sul mio divano, capisci? Cioè voi non potete capire cosa vuol dire avere sul proprio divano Pippo Baudo. E di solito tu sei sul divano a vedere in televisione, ma vero o no? Quindi sai che lui fa lo show sempre, no? E dopo io ho detto, ma secondo me ci sono delle cose proprio che... cioè degli argomenti proprio che non bisogna parlare. Io non ho mai fatto questa domanda, ma Sanremo, sai, il diverso, cioè proprio... Io ho detto, non di quello che ti fanno, io non voglio sapere niente. Poi quando abbiamo fatto la diretta, io arrivo il fonico in camerino, io ho la scaletta alle 10, tipo, dovevo entrare alle 10 e arriva questo fonico alle 9. Alle 9 mi mette il microfono. E io dico, ma sarà un po' presto. No, perché il microfono, quello che c'è una pila, che è una pila che si consuma molto facilmente, una pila potente, no? Insomma, prima che sia alle 10 non è che si consuma la pila. Questo mi guarda, siamo a Sanremo, si consuma la pila. No, perché a Sanremo si consuma la pila. Io sono stato zitto, poi mi faccio fare i miei. Poi salgo sul palco, faccio la mia strada, a metà del pezzo, il microfono si spegne. E io ho detto, minchia, lo ammazzo. Quando ho visto lo schianto, lo stronco. Anche ero lì, ed è bruttissimo quando non ti va il microfono, perché? Cioè, perché qui si perde tempo, perché... E poi era previsto che noi facessimo un balletto finale, quindi con il gelato, si chiama gelato, non avrei potuto bruciarlo, no? Allora mi sono ricordata che quando avevamo fatto le prove delle camere, delle telecamere, io gli arrivavo praticamente qui. E allora ho detto, ma sai che cosa, mi tolgo i tacchi e io parlo nel suo microfono, così tanto ci abbracciamo, recupero il microfono suo, no? Così ci siamo abbracciati e io avvicinati così, nella follia, gli ho detto, oh, abbracciamoci, e lui, sì, guarda, mi ha abbracciato. E da lì è partita tutta la fanfara dei bersaglieri, ma non era assolutamente una cosa prevista. E quindi poi tutti si baciavano, che devo dire, alla fine per tutte le cose che una cosa carina, tutti si baci. Quindi non è stata una cosa che farà. Ma perché ti muovi sempre da parte? E perché non sto nella pelle? Perché mi muovo sempre da parte? Perché sono talmente affannata, agitata, che non riesco mai a stare ferma neanche sulla poltrona. Mi picchiate? Che bello, è Natale! È Natale, è Natale, mi può dare di più! Che bello, con il pubblico. Sono soddisfatta del mio lavoro, sono molto contenta, sono anche un po' stanca perché effettivamente tutte le settimane è impegnativo perché poi ci sono delle notizie a volte, cioè apri i giornali che vengono sparati, non da ridere, bisogna anche cercare delle notizie che si possano manipolare, lavorare e possono avere dei risvolti comici che spesso non li hanno, però sono molto contenta. Dimmi! Ma adesso finiamo! Come? Non fate casino, dai, vogliamoci bene! Lo dico per lui, mi do una benedizione. Sì. Allora, poi mi dicono un'ultima domanda, perché poi dopo qua si passa un po' l'unico. Allora, ci sono diversi libertà... Ma guarda, io non ho mai avuto problemi di censura. L'unica vera polemica che è successa è stata questa qua, questa col Vaticano adesso, che quello è stato, io me l'aspettavo, perché ormai era un anno e mezzo che rompevo il cazzo, quindi era un fulmine. Però non ho mai ricevuto, anche perché, insomma, poi sono sempre degli sberleffi, c'è cioè delle cose, tipo magari prendendoti bene la stella ti dico che hai fatto una cavolata, capito? Quindi c'è sempre un po' l'aggiustamento, perché così fa anche per ridere. E quando lavoravi a Mediaset? Neanche.
Guarda che dai vergogli, ragazzi della Jalapa, se a volte vanno giù mangi un piatto che è veramente imbarazzante, se tu pensi che poi lavorano a me, quindi no, assolutamente no, mai. L'ultimissima? Dimmi. Dove mi arriva l'ispirazione? Ma un po' adesso vabbè, per le cose di Fazio, dai giornali che si leggono, se no dalla vita di tutti i giorni che fa molto ridere. Vi racconto solo per questo episodio che fa molto ridere, per dirvi cosa succede in televisione, no? Perché nella televisione le tipologie femminili sono la velina, la giornalista e poche cartine che ci sono, diciamo poche. E le venine, le paperine, eccetera, vanno molto forte, no? Allora un giorno stavamo nella sala trucco di Mediaset, che è molto grande, e si truccano tutte le persone per le varie trasmissioni, quindi mentre a te ti truccano tipo Marie Gregol, c'è quella che trucca la tipa che fa la promozione, quella che fa Verissimo, tutti insieme, un posto piuttosto grande. Allora arriva una di queste venine così. Sono stanchissima, ma che vado tantissimo, le bruciano la vita tantissimo. E senza superlativi a sto punto di una velina non vive. C'è mica una cosa che non so, qualcosa perché non posso più. Allora, la truccatrice, che sono delle sante in terra, una di queste tira fuori, sai quei colleri monodose, no? In plastica, lo spesso dice, guarda, prendi questa, la camomilla. Adesso mi metto qua e pian piano.